rubato. Nell'inferno di Parigi, nell'orrore dei 128 morti e dei 200 feriti, delle granate, dei colpi di Kalashnikov, nel cuore del più grave attentato terroristico mai subito da Francia ed Europa, c'è un nome italiano che fa trattenere il respiro, quello di Valeria Solesin, 28 anni, veneziana, dottoranda, che viveva a Parigi da 6 anni. Nel weekend lei e il fidanzato Alberto Ravagnani, trentino che da anni ha un negozio a Parigi, erano stati raggiunti dalla sorella di Alberto, Chiara, e dal fidanzato di lei, il veronese Stefano, entrambi per assistere al concerto nel locale Bataclan, il simbolo della strage parigina. Ma quando è iniziato l'orrore, i tre amici hanno perso di vista Valeria e non hanno avuto più sue notizie. Molto ore dopo sono stati liberati dalla polizia francese, ma di lei non c'è traccia. In Italia a capire subito che qualcosa non andava è stata l'amica Paola. Appena visto che c'è stato l'attentato a Parigi, ho aperto Facebook, ho mandato un messaggio a sua mamma, di cui credevo scontata la risposta: ah, sta benissimo, anche perché Parigi è grande, quindi. E lei mi ha detto: no, veramente non ho più notizie di lei da ieri sera, non so cosa sia successo e temiamo francamente il peggio. Così è scattato l'allarme. Ho detto se mi davano una foto recente che l'avrei messa su Facebook e l'avrei fatta girare via Twitter. Un'amica, la cugina, ha fatto la stessa cosa. Di certo c'è che non risulta nella lista dei morti, ma non dà notizie. Il funzionario del Consolato Generale in Italia, a Parigi, Sergio Fiocco, ha dichiarato a Radio 24. Una ragazza italiana si trovava nella sala di concerti Bataclan con alcuni amici. Quando c'è stato l'attentato, sono scappati tutti. La sua amica l'ha vista ferita, ha preso la borsa con il cellulare ed è scappata. Da quel momento di lei non si hanno più notizie, è senza documenti perché la borsa l'aveva l'amica e si spera che sia stata soltanto ferita. Non abbiamo notizie di Valeria, sappiamo che non è nella lista dei deceduti, è un piccolo conforto, dice Luciana Milani, la mamma di Valeria. Speriamo sia tra i feriti, ma la Farnesina ci dice che gli ospedali parigini sono blindati ed è difficile accedere alle informazioni. In mattinata la radio pubblica francese ha diffuso la notizia che un gruppo di persone durante l'attentato si sarebbe rifugiato nei bagni per poi arrampicarsi e nascondersi in un sottotetto. Tra queste ci sarebbe stata anche una giovane italiana, l'unica speranza perché attende risposte a Venezia.